Eccoci, benvenuto. Giulio. Senti, cosa è cambiato soprattutto negli ultimi anni nel modello di affiliazione Frame? Perché ha qualcosa da insegnare, insomma, sul mercato del franchising. Ti ringrazio. Allora, il modello in sé per sé di Frame, dell'affiliazione Frame, non è cambiato. Quello che è, quindi è rimasto un franchising tutto sommato leggero, tutto sommato libero, quindi nessuna fee d'ingresso, una royalty mensile chiara che è quella senza ulteriori costi o altro, e soprattutto c'è diciamo, modello Netflix ante litteram, se vuoi, per cui l'affiliato può decidere di uscire dalla rete senza nessun dramma sostanzialmente, quindi dal giorno dopo può continuare a svolgere la sua attività con un altro marchio senza alcun problema, non ci sono penali da pagare, basta semplicemente un avviso con 60 giorni sei fuori, punto, nessuna penale, nessun problema. È Quindi una... si sta insieme per piacere, insomma, non per contratto e per Si obbligo. sta insieme per piacere, si sta insieme se le cose funzionano. E questo modello non è cambiato. Quello che è cambiato è che l'azienda negli ultimi 6-7 anni si è resa conto, facendo l'attività di franchisor e quindi studiando il mercato per anticipare i trend del futuro sostanzialmente, si è resa conto che il mercato stava cambiando e stava cambiando in maniera repentina e ha incominciato a studiare il proprio metodo operativo e ha cambiato quindi da circa 2 anni e mezzo la sua offerta nei confronti degli affiliati. Un'offerta che è stata sempre, diciamo, basata sulla tecnologia, l'MLS, quindi Frame è stata spesso confusa, il marchio è stato spesso confuso con l'MLS. Frame, se non funziona l'MLS, non funziona Frame. No. Sono due cose Sono diverse, assolutamente due cose diverse. Il gruppo ha cercato sempre negli anni di distinguere, no? Le due cose, dare un nome altro all'MLS che porta avanti, Replat che l'MLS come oggi si chiama riferimento. Agent 3, ma comunque Replat, sì, Ok, insomma, nasce da lì. Agent 3, quindi l'ex Replat. E quindi è l'offerta che è cambiata, dicevo, nel senso che c'è una rinnovata attenzione su questo metodo operativo che sta portando dei super risultati alle nostre agenzie dirette, che negli ultimi anni sono cresciute sia in termini di risorse umane all'interno delle agenzie, sia in termini di fatturato. Quindi abbiamo qui l'agenzia di Milano che l'altro anno ha portato, mi pare, 1,4 milioni di fatturato e quest'anno credo sia già su 1,6, 1,7, Raffaele mi fa quasi 2 dalla regia, ma sono risultati importanti per delle agenzie immobiliari. Quindi ti dico, è cambiata l'offerta in questo senso, nel senso che c'è tanta tecnologia dentro, c'è tanta attenzione alla professione e c'è tanta attenzione al come si fanno le cose. E ha un metodo che non è di facile applicazione, perché deve risuonare con il progetto che stai portando avanti e non si applica dalla sera alla mattina, però offre dei consulenti che ti permettono di mettere a terra i fondamenti del metodo. Anche delle agenzie dirette è un esempio verso gli affili potenziali affiliati, per cui se Assolutamente. dimostri di poter mettere a terra un metodo e farlo funzionare, è in Assolutamente. prima persona. Adesso faccio la figura del fan dell'azienda per cui lavoro, però in realtà ho apprezzato tantissimo il fatto che per 4-5 anni, forse qualcosa di più, si sia studiato questo metodo rinnovato e applicato all'interno delle agenzie dirette, no? E solo dopo aver commesso errori e via dicendo, e aver portato risultati, solo dopo i risultati abbiamo deciso di portarlo alla rete. Quindi è stato un lavoro lungo e insomma, solo negli ultimi 2 anni abbiamo cominciato a parlarne alla rete, a distribuire il manuale operativo nuovo, abbiamo messo questo videometodo, no? Per cui come fanno gli ordini professionali, c'è una sequenza di video che l'affiliato può vedere, l'affiliato e i suoi collaboratori possono vedere per ottenere poi il certificato, l'attestato. Di aver seguito, diciamo, almeno tutti i principali fondamenti del metodo. Ok? Quindi c'è un autoapprendimento all'inizio che puoi fare da solo, poi sei seguito dal manager, sei seguito dalla formazione che facciamo ogni mese in aula e online per appunto cercare di portarti a mettere a terra questi insegnamenti, diciamo così, o comunque queste attività e questo nuovo operativo.
Senti, il segreto per creare una distinzione dalla concorrenza, qual è il segreto di Frame? Segreto di Frim. Allora, oggi distinguersi sul mercato, cioè, è sempre stato, ma oggi in particolare con un mondo così connesso, in cui tutto viene cercato online, tutto viene recensito online, devi distinguerti dalla concorrenza. Un tempo forse ti distingueva solo il marchio, oggi il cliente, sia che il cliente dell'agenzia immobiliare, sia il nostro cliente, quindi l'affiliato, certamente vuole qualcosa di più, vuole qualcosa di più a cui appigliarsi per prendere una decisione. Sì, ok, decido di lavorare in questo modo, decido di mettermi un marchio sulla testa. Il segreto di Frim non credo neanche che sia un segreto, cioè nel senso, l'azienda che rappresento ritiene fondamentale credere in quello che si fa e studiare effettivamente quali sono quelle cose che ti distinguono dagli altri, ok? E nel momento in cui le hai individuate, ne devi parlare, devi comunicare. Per questo oggi ci tenevo a fare quel passaggio precedente sul metodo, perché sicuramente il nostro metodo è un elemento differenziante sul mercato rispetto ad altri competitor, come ovviamente lo è il nostro brand, ci chiamo Frim e non Solini Franchising, voglio dire, no? Anche perché è molto più bello Frame, diciamocelo, come marchio da utilizzare. Assolutamente, assolutamente. Senti, ma invece il metodo è una delle chiavi della fidelizzazione degli affiliati. La tecnologia invece, che ruolo ha? Perché io so che tu sei un esperto e appassionato come me di tecnologia, per cui parliamo un po' la stessa lingua e spesso ci siamo trovati a confrontarci su aspetti Assolutamente. molto importanti di questo aspetto. Allora, sì, il metodo è certamente un modo per fidelizzare, non è un modo comodo per fidelizzare, non è un modo semplice per fidelizzare, perché lo diventa in un secondo momento comodo e semplice, perché all'inizio cambiare il metodo operativo di un'agenzia immobiliare non è facile, incontri, come puoi immaginare, tante remore, no? E questa è una scelta anche di target che noi facciamo sui nuovi affiliati che decidono di cominciare a lavorare con noi. E la tecnologia è un elemento di fidelizzazione nella misura in cui la tecnologia ti permette di fare N cose, ti permette di essere presente con il tuo affiliato nel momento in cui l'affiliato ha la necessità, ok? Ti permette di portare determinati servizi, come per esempio la formazione, che onestamente, nonostante la tecnologia fosse presente, ma prima della pandemia, Frim organizzava, non so, 220 eventi tra formazione, aperitivi della collaborazione, riunioni d'area con gli affiliati in tutta Italia, cioè, o meglio, nelle zone in cui abbiamo le nostre agenzie. Oggi affrontiamo tutto il processo in maniera diversa e forse abbiamo più contatti con gli affiliati perché riusciamo a fare video call con loro, sia noi della sede, cioè diciamo io e i miei colleghi dei cosiddetti servizi, no? Riusciamo a essere più vicini anche noi ai nostri clienti. Ovviamente gli area manager e i consulenti che li seguono sul territorio riescono ad avere una presenza diversa. E poi chiaramente tutto quello che è tecnologia applicata all'operatività dell'agente immobiliare. Ora tu sai quanto io tengo a quella parte, ti ringrazio per l'esperto prima, l'aggettivo che hai usato. Stiamo facendo un passaggio importante di cui mi sono preso grossa parte di responsabilità, quindi spero di aver fatto, anzi sono sicuro di aver fatto la scelta giusta, e stiamo portando tutti i nostri sistemi, tutte le nostre infrastrutture su Google. Questo ci permetterà di trattare i dati in maniera differente e di offrire un servizio oggettivamente migliore, perché forse meglio di Google c'è molto poco, non so, Beh, Apple, Amazon, insomma, parliamo di multinazionali importanti che governano il mondo,
e riusciremo a portare, ecco, anche i servizi di Google. Quindi, ecco, il nostro affiliato con l'email chiocciolaframe.com potrà avere anche determinati servizi di Google, il Drive con una certa capacità di giga per i documenti legati, no, all'agenzia, alla gestione degli immobili. Tutti i dati che passano in MLS possono essere, potranno essere analizzati tramite Google Data Studio e rappresentati con Looker Studio. Quindi anche il nostro MLS sarà molto più un CRM che darà contezza all'agente immobiliare di quello che effettivamente sta facendo, sta producendo e di quello che staranno producendo i suoi collaboratori. Quindi non solo funzioni basiche della piattaforma Google, ma qualcosa anche di più evoluto? Qualcosa di più evoluto, senza esagerare, diciamo così, perché poi comunque il nostro target, l'agente immobiliare, vuole sì i dati, e qui correggimi se sbaglio, ma vuole anche una certa velocità. Cioè, apro, faccio il login, vedo, ok, tot telefonate, tot appuntamenti, tot vendite, sto semplificando chiaramente, tot acquisizioni, quello voglio sapere, non voglio forse troppe comparazioni, troppi click, troppe variabili che devo. Ecco, quindi sicuramente all'inizio cercheremo di avere un progetto il più streamlined, scusa l'inglese, e accessibile possibile, quindi più esile. Ecco, La tecnologia deve essere utile, fruibile e assolutamente, semplice. assolutamente. Anche Questa è perché solo la parola. una cosa che ho detto spesso in agenzie, in azienda, e forse ne ho parlato anche con te, è che, porca miseria, nella nostra piattaforma abbiamo tantissimi dati negli anni, eppure ce li giochiamo non bene come dovremmo. Invece, secondo me, con questi strumenti che facilitano anche il nostro sviluppo, potremmo essere ancora più vicini agli agenti immobiliari in quel senso che ti dicevo. Senti, qual è il profilo dell'affiliato frame ideale o comunque il target a cui puntate per l'affiliazione? Allora, con questi cambiamenti che ti ho raccontato, forse l'ho anche accennato, abbiamo oggettivamente anche cambiato il nostro target. Nel senso che oggi andiamo a cercare un affiliato che è sì sempre un imprenditore, prima di tutto, un imprenditore che deve essere sicuro di sposare il nostro marchio, cioè, e quindi di capire che il valore della sua professionalità, della sua specializzazione, del suo modo di fare le cose, deve essere ingigantito, deve essere amplificato dal nostro marchio, ma non messo in ombra. Ok? Quindi il nostro marchio in qualche modo deve essere un amplificatore. Ok? In questo senso a noi piace dire che il nostro metodo è sostenibile ed è applicabile a qualsiasi tipo di agenzia, no? Perché è un metodo operativo, ma si applica a qualsiasi tipo di agenzia immobiliare e a qualsiasi tipo di specializzazione quell'agenzia abbia. È ovvio che è più facile per noi parlare con chi si occupa di residenziale, questo è chiaro. Ma certamente se sei specializzato sul commerciale o se sei specializzato sugli affitti o sul lusso o magari addirittura se all'interno della tua agenzia, parlo di mondo ideale, hai magari due team, uno che si occupa di residenziale e uno che si occupa di commerciale, ecco, noi sappiamo come supportarti e soprattutto sappiamo spiegarti come raggiungere gli obiettivi che tu vuoi. Quindi, per rispondere alla tua domanda, cerchiamo un imprenditore che sappia riconoscere il suo valore, sappia riconoscere il valore di Frim e sia disposto a fare posto all'interno della sua attività al nostro modo di intendere l'immobiliare, ok? E quindi a condividere con noi il suo progetto, i suoi obiettivi, perché Frim è in grado di spiegare a lui o a lei e al loro team come raggiungere quegli obiettivi. Infatti, Anche perché non è detto che siano per tutti gli stessi, ci sono anche a livello di numeri, c'è chi preferisce, non dico mantenere un profilo basso, ma preferisce dare qualità, seguire un certo numero di immobili senza esagerare, avere un team ridotto anziché un team eccessivamente grande che diventa anche difficile da gestire, per cui sono profili diversi. è esattamente la cosa che abbiamo studiato e su cui abbiamo sbattuto la testa. Nel senso che all'inizio del lavoro su questo metodo rinnovato, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quello che penso farebbero più o meno tutti. Abbiamo puntato sulla produzione. Vogliamo
guadagnare. Esatto. Ci siamo resi conto però che non guadagni se non sai chi sei, se non sai cosa vuoi, se non sai perché lo fai, se non sai a differenza di chi lo fai. E non guadagni se non condividi il tuo progetto con qualcuno. E questo qualcuno però chi è? Come lo trovi? E quindi devi saper reclutare, anche se dovessi reclutare una persona, un segretario, una segretaria, una coordinatrice, devi comunque trovare la persona giusta per il tuo progetto, no? E questo è stato un passaggio fondamentale. Non è banale saper scegliere una persona, selezionarla, no, fare colloqui, per cui per anche questo aiuta nella formazione che dovrebbe dare un franchisor e anche il coinvolgimento di persone. Quest'anno, che... assolutamente, scusami, quest'anno abbiamo fatto dei corsi bellissimi, secondo me, di reclutamento di risorse umane. E oggettivamente parliamo con delle persone che sono hanno un altro mestiere, cioè l'agente immobiliare deve acquisire, semplifico, acquisire e vendere immobili. In realtà deve gestire il cliente, ok? Gestire le relazioni soprattutto. Esatto. Quindi l'immobile non dovrebbe in realtà centrarci nulla, ma ok. E ci siamo resi conto che condividere quel know-how così particolare che non appartiene al nostro mondo, al nostro mercato immobiliare, apre scenari. E come dici tu, è quasi impossibile trovare l'agente immobiliare che dice io voglio, il mio obiettivo è guadagnare 1 milione di euro. Anzi, forse l'obiettivo così del 1 milione di euro forse lo spaventa quasi, no? Mentre invece sedendo la persona, facendolo ragionare sul suo progetto e dicendo ok, l'anno scorso quanto hai fatto? 100? Ok, vuoi rifare 100 quest'anno? Non c'è problema. Vuoi fare 120? Vuoi fare 130? Se mi dicesse voglio fare 300, gli direi forse ci dobbiamo arrivare per step, certo. Ok? E in questo senso il metodo è scalabile. Ma la cosa bella di questo metodo è che ti sa guidare nel fare i 100.000 euro e poi ti sa guidare nel fare i 150, i 250, i 500, il milione, il milione. Ok? È una rivoluzione questa nell'ambito del franchising, dove si pensa solo a dare servizi per aumentare il fatturato. Almeno è nata così, e io sono nato nel franchising, per cui era quello l'obiettivo principale. Mi piace che tu la veda così, la vedo anch'io così, ma al contempo capisco che non è facile, perché non è facile, cioè a Frame piace fare le cose difficili, l'MLS, ok, in Italia... E l'applicazione di questo metodo, la diffusione di questo metodo non è semplice, perché come ti ho raccontato, no? In qualche modo vengo da te o tu vieni da me e ci dobbiamo trovare e dobbiamo essere entrambi disposti a capirci, noi a capire che tipo di progetto quel possibile affiliato vuole portare avanti, e quell'affiliato deve capire, come ti ho detto, di far posto alla nostra operatività, se no rimangono parole, no? Esatto. E c'è un'ultima cosa che ti dico, poi forse non so se siamo nei tempi, ci siamo resi conto che, come ti posso dire, la fame viene mangiando, ok? L'appetito, sì, soprattutto. Esatto. Quindi abbiamo visto... E toccato con mano agenzie, soprattutto con le dirette, che hanno cominciato piccole e poi rendendosene conto, ed è quella la cosa bella, non oddio che è successo, ma rendendosene conto e sapendo cosa fare ogni giorno, sono arrivati a obiettivi che sinceramente anche noi non pensavamo di poter raggiungere così, soprattutto su un residenziale non di lusso, su un residenziale comunque normale, voglio dire, no? Quindi, ecco, sappiamo che funziona, dimostriamo che funziona, eppure incontriamo diffidenza. Perché? Perché c'è quella fase di cambiamento che comunque rappresenta uno scoglio, no? Per l'imprenditore. E ci soprattutto sta nella nostra categoria. Sì, l'abbiamo sempre a cui fatto vogliamo così, super bene, però. Esatto, l'abbiamo sempre fatto così,
essere messo un po' da parte e pensare in una maniera un po' diversa. Assolutamente, assolutamente. Grazie Giulio. Grazie a te Max, grazie, grazie davvero.